Passione, cuore, calore, lacrime e orgoglio. Con questi sentimenti, 27 anni dopo, Reggio Calabria ha riabbracciato i suoi idoli di un tempo, quelli che fecero grande la Regina di fine anni 80, guidati dal timoniere mister Nevio Scala. La Regina dell'87-88, quella che conquistò la promozione in Serie B nello spareggio a Perugia contro la Vireshit. La Regina dell'88-89 che sfiorò la promozione in Serie A e che si arrese soltanto ai calci di rigore contro la Cremonese nello spareggio giocato a Pescara. La Regina che fece divertire la sua gente con un calcio semplice ma brioso e spumeggiante e che fu indimenticabile per le emozioni che riuscì a regalare. E così, proprio in uno dei momenti più difficili della storia amarantola, l'Associazione Leggende Amaranto, presieduta da Ugo La Camera con la preziosa collaborazione dell'Associazione Giornalisti Reggini, ha organizzato una partita Amarcord sabato scorso allo stadio Granillo tra la cosiddetta Banda Scala, ovvero le vecchie glorie Amaranto del tempo, e la selezione di ragazzi dell'88, mix di politici, professionisti e fans amaranto. In circa 3.000 hanno assistito all'incontro completamente travolti da un rinnovato entusiasmo, sfociato in un abbraccio forte, sentito e coinvolgente ai protagonisti di fine anni 80. In campo la Banda Scala non ha trovato ostacoli come previsioni. Sasso, Raggi, Danzè, Armenise, Catanese, Bagnato, Attrice, Visentini, Lunerti ed Onorato si divertono dimostrando di saper toccare ancora elegantemente la palla e dilagano sui ragazzi dell'88 in maglia bianca. A fine gara festa e foto per tutti. Auguri anche a Nevio Scala, prossimo presidente del Parma. Lo stesso Scala con tutto il team ha fatto visita al presidente amaranto Foti, costretto ancora a casa convalescente dopo il ricovero nella scorsa settimana a seguito di un problema di salute. Un incontro che ha permesso di ricordare un passato esaltante, ma allo stesso tempo occasione per riflettere sul delicatissimo momento societario vissuto. Nella giornata di domenica poi la Banda Scala si è ritrovata a pranzo con il presidente amaranto dell'epoca, Pino Benedetto. Mister Scala, che emozioni ha quest'oggi? Beh, non è facile descriverle, non è facile neanche trattenerle, perché ritrovare questa squadra, che era una squadra straordinaria, è stata una cosa veramente molto molto bella. Quegli splendidi anni, mister Scala, di cui lei è stato grande, è stato grande condottiero di quella squadra in quei magici anni, e se li porta, penso, sempre dietro nel cuore, no? Dentro il cuore. Ma assolutamente, prima ai ragazzi ho detto che da voi ho imparato molte cose, e quello che ho imparato da voi mi ha accompagnato poi nel mio percorso di allenatore. Mi hanno regalato un qualche cosa che mi riporterò nella mia casa e ricorderò veramente con grande affetto quello che mi hanno detto. Era un calcio diverso, mister, forse è migliore. Assolutamente sì, il calcio di adesso è un calcio purtroppo inquinato. Io mi auguro che presto qualcosa cominci a cambiare. Assolutamente sì, quando mi hanno proposto questo rientro, ho subito detto di sì, perché non potevo mancare. Cioè, era doveroso, ma era anche piacevole pensare di ritrovare questo gruppo dopo 28 anni. Emozioni indescrivibili, perché qui ho passato 6 anni e quindi era impossibile non mancare questo appuntamento. E felicissimo, veramente molto orgoglioso e felicissimo. Un'emozione bellissima, dopo 27 anni mi ritrovo qua con il popolo reggino che adoro, perché lo so io, perché il mio cuore è rimasto sempre qua anche quando sono andato via. Io mi auguro che sia di buon auspicio questa situazione della Banda di Scala, perché alla fine devono fare una società importante, le istituzioni, le persone che vogliono prendere questa società. Questo è un popolo che merita la Serie A. Bagnato, che emozioni quest'oggi? Oggi stupendo, una emozione stupenda. Grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima festa per tutti. Nonostante qualche chilo in più, insomma, sei apparso, ma soprattutto gli anni in più, in buona forma. Vabbè, sì, mi sono preparato, sinceramente 10 giorni di allenamento l'ho fatti prima di venire a Reggio Calabria. È stata una cosa
stupenda, una cosa eccezionale, rivivere dopo 27 anni quello che abbiamo fatto di buono qui a Reggio. Cosa prova oggi in questa giornata di festa che magari potrà risultare anche importante per il futuro prossimo Amaranto? Ma intanto tanta emozione, tantissime emozioni, difficile anche a parlare perché io in genere sono uno che parla abbastanza e ora invece ho qualche difficoltà. E lei ha detto bene, io mi auguro che il contributo di tutti, la gente che oggi qui possa veramente, finalmente riportare l'entusiasmo, riportare la squadra alla città, perché è sempre stata la città e non può non essere un connubio indissolubile tra squadra, tifosi, stampa, cioè Reggio ha sempre... Però si è rotto qualcosa un po' ora. Ma evidentemente sì, dallo stacco che ho visto negli ultimi tempi, io sono venuto anche da avversario col Modena, ho visto proprio questo stacco che una volta non c'era e che il nostro capolinea, il presidente, dietro l'allenatore e via via tutti quanti nella stessa cordata, cioè dire senza soluzioni di continuità, che era quello che poi portavamo fuori al pubblico, ai tifosi, cioè a quelli che vivevano, perché Reggio Calabria vive la sua squadra e la squadra vive la città, tutto qui. Spero che con questa manifestazione di grande emozione possa ritornare questo entusiasmo e possa veramente riportare la strada maestra che è solo e solamente questa. Cangemi, organizzazione pienamente riuscita, giornata molto attesa per celebrare e ricordare quella magica regina. Assolutamente sì, l'abbiamo fortemente voluta, abbiamo lavorato un mese giorno e notte e non credevamo nemmeno noi di riuscire a fare quello che abbiamo fatto. 8 persone, 8 amici si sono riuniti e dice che facciamo. Li abbiamo contattati tramite i social network, tramite i numeri di telefono che avevamo e siamo rimasti fregati perché tutti hanno detto sì. Hanno detto sì e quando hanno detto sì ovviamente non potevamo tornare più indietro. Abbiamo, in un primo tempo avevamo pensato di far entrare la gente gratuitamente per omaggiare questi ragazzi, poi abbiamo voluto fare di più. Abbiamo voluto fare di più e abbiamo voluto devolvere detratte le spese e abbiamo voluto devolvere l'incasso all'hospice, che è una struttura meritevole di Reggio Calabria che cura i malati di cancro. Per cui ringrazio tutti i presenti qui, molti vi garantisco hanno acquistato il biglietto per fare beneficenza ma non sono venuti allo stadio, probabilmente hanno preferito andare al mare e hanno fatto bene. L'intento nostro era quello di vendere i biglietti, lo abbiamo fatto, siamo grati a questi ragazzi dell'88 che ci hanno regalato immense gioie. Sarebbe stato fin troppo facile chiamare quelli del 99 che hanno acquistato la Serie A, noi volevamo fare di più, volevamo chiamare coloro i quali sono stati la genesi di quelli che 10 anni dopo ci hanno portato in Serie A. Siamo perfettamente orgogliosi di noi, del pubblico di Reggio, di questi ragazzi, credo che abbiamo fatto una gran cosa. Massimo Calabro, allora sicuramente una giornata ben riuscita, molto attesa, siete riusciti a riportare molte delle vecchie glorie amaranto di quegli splendidi anni. Sembrava una follia, invece siamo riusciti appunto a concretizzare questa pazzia, i nostri miti del 1988, la regina dell'88 che è riuscita ad andare in Serie B, l'abbiamo riportata qui dopo 27 anni al Granillo con questa grande festa, con questo grande pubblico. Cosa vuol dire questa giornata in questo momento e soprattutto in chiave futura cosa può rappresentare? Oggi è una giornata storica di grande gioia non soltanto per noi che abbiamo vissuto il periodo di Neve Scala, ma credo per l'intera comunità dei tifosi reggini che ricordano quei due campionati come se fossero leggende, tant'è che la formazione di quel periodo tutti noi adulti la conosciamo a memoria. Rosino Bagnato Attrici ormai è diventato un credo, mentre tante altre formazioni
di squadre della Regina Calcio che hanno ottenuto risultati importanti, non ci ricordiamo neanche i giocatori, quindi questo significa che questa squadra è rimasta nel cuore. Ma questo io lo vedo un segnale positivo, il fatto che oggi quasi credo 4.000 persone, anche più, oggi abbiano visto questa partita, e secondo me è un segnale forte che Reggio Calabria ha fame di calcio, Reggio Calabria ha bisogno che ci sia una squadra di giocatori e di dirigenti che possono trascinarli e farli ritornare agli antichi splendori. Io mi auguro che ci possano essere presto le occasioni, chiunque può dare una mano che la dia, perché la Regina è di tutti noi regine, di tutti noi tifosi, quindi appartiene a noi, quindi dobbiamo essere noi a dare un contributo affinché questa squadra questa società si possa risollevare. In chiave futura sicuramente per il coinvolgimento della gente, per l'entusiasmo che oggi abbiamo vissuto, perché è stata una bellissima festa. La tifoseria Regina è legatissima e lo ha dimostrato a questa squadra, perché questa squadra quando giocava dimostrava proprio di dare tutto per vincere le partite, per conquistare i risultati che ha conquistato, ma soprattutto fuori dal campo viveva l'ambiente regino assieme ai tifosi e veramente era un connubio eccezionale. E questo che sia veramente un passo avanti per il futuro, magari ripartendo dal derby di Messina, perché anche lì c'è stato un bel coinvolgimento e questo bellissimo evento organizzato oggi al Ganillo, che possa essere, come giustamente mi suggerisci tu, mi dai l'assist, un passaggio importante perché la Regina possa recuperare completamente di cose, ma soprattutto possa tornare a giocare campionati importanti, che riesca a cancellare gli ultimi campionati che sono stati campionati disastrosi e che possa piano piano risalire. Guarda, in chiave futura spero che possa servire per ricreare l'entusiasmo, perché come hai potuto vedere la gente, nonostante l'orario, ha risposto, e questo significa che ai calciatori che lottano per la maglia la gente è legata, e quindi la speranza è questa. Sappiamo che è un momento particolare per la Regina, ci sono delle difficoltà, però sono convinto che Foti riuscirà a risolvere e poi a passare la mano. Dimostrazione che il tempo non si è mai fermato per questi ragazzi, per questi uomini, e soprattutto l'impronta che si può lasciare quando lotti per un ideale e quando giochi per una città. Ecco, questa è una squadra che giocava per una città e con la sua città. Oggi giocano ancora bene, Ferdinando. Sì, devo dire, ragazzi, c'è Maurizio Raggi, si dice che in Lega Pro serve tanta esperienza. Secondo me un pensierino ce lo possiamo ancora. Ma sicuramente una giornata di sport, in modo da ricordare non soltanto quando eravamo ragazzini noi, ma far ricordare anche oggi, ragazzini di oggi, qual è stata la Regina di Nero Scala che è qui presente insieme a tutta la formazione. Quindi una grande giornata di sport, ricordando gli anni passati sicuramente, ma oggi mettendo in campo delle vecchie sicuramente glorie che stanno dimostrando ancora oggi di essere dei grandi campioni. Ma io che sono quasi un cinquantenne ti posso tranquillamente dire che la giornata di oggi è stata una delle più belle giornate della mia vita. Incontrare questi meravigliosi ragazzi dopo 27 anni è qualcosa di straordinario. Sapere anche che questi ragazzi straordinari sono arrivati a Reggio Calabria a spese loro è altrettanto straordinario. Ecco, questo era il vero calcio, il calcio fatto da gente pulita, da gente onesta. Certamente non è il calcio di adesso, e indipendentemente da quello che abbiamo visto sul rettangolo di Giove, nonostante qualche chilo in più, mi pare che Rosin e compagni hanno fatto vedere qualcosa di gradevole dal punto di vista tecnico. Intanto è un messaggio al calcio, un messaggio al calcio, perché questa è la Regina di cui siamo tutti innamorati. È un messaggio al calcio perché questa Regina, appunto 25 anni fa, più di quella che poi è andata in Serie A, questa ha veramente unito tutti. Erano ragazzi di Reggio che giocavano con la maglia maranta. Come vedi il futuro? Ma purtroppo dalle notizie che ci sono in giro sembrerebbe un futuro non tanto positivo per la Regina. Noi ci speriamo fino all'ultimo, vedremo di fare qualcosa di impegnativo. Se nessuno ci vorrà
stare vicino, saremo noi allora tifosi a prendere per mano la regina e guidarla in qualsiasi posizione. Io spero che qualche imprenditore, qualcuno serio venga a fare questo miracolo e salvare la regina. Beh, al futuro guardiamo con una speranza, che ci possano essere delle persone ancora interessate alla regina, degli imprenditori seri, capaci, che possano far ritornare in grande calcio a Reggio. Certo, in questo momento la situazione appare difficile, però ancora ci sono giorni di tempo per poter rimediare, però speriamo che appunto ci siano delle persone che ancora amano questa maglia, e quindi speriamo bene davvero per il futuro.